Chiariquaddisti, eccoci per l'ingrassaggio dei giunti croce, quindi manutenzione ordinaria del vostro quadro, quello che, di cui necessitate. Quindi, pezzo di carta, anche sporco, un paio di guantini in lattice, perché i guanti che si usano normalmente, sinceramente, lavorando col grasso, li sporcate e basta, quindi un paio di guanti in lattice va benissimo, tra l'altro vi tengono anche il grasso e vi riparano le mani, un ingrassatore standard. Ce ne sono anche di meno costosi del nostro, anche prodotti da pochi euro, e visto che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede da Dio, ovviamente anche una cartuccia di riserva, che è sempre buona cosa tenere con il vostro ingrassatore. In questo caso noi usiamo un ingrassatore con carica cartuccia, mentre ci sono gli ingrassatori low cost che praticamente si caricano manualmente infilandoci dentro il grasso. Sinceramente quelli più comodi sono quelli a cartuccia, durano anche di più, non perdono grasso eccetera, però vi ricordiamo che l'ingrassatore caricate voi, che è un po' più una rottura di balle, però vi permette di decidere che tipologia di grasso usare. Per l'ingrassaggio dei giunti croce il grasso migliore è sicuramente Ipona Multifunction Purpose Grease, che è un grasso appositamente studiato e multifunzione per quanto riguarda le apparecchiature meccaniche. Essendo un grasso che viene contaminato dall'acqua, vi sconsigliamo l'utilizzo di qualsiasi tipo di grasso, al rame, al bisulfuro di molibdeno, ma utilizzate o il multifunction grease o utilizzate il grasso marino. Signori, comunque posizionate sulle testine degli ingrassatori il vostro innesto, aprite la leva e comprimete la leva e vedrete che il grasso passerà all'interno degli ingrassatori fino a quando, riempendoli, non uscirà dalle sedi del giunto croce. Una piccola accortezza prima di ingrassare, eccolo qua, ricordatevi sempre, con un piccolo cacciavitino, anzi inseriamoci anche il piccolo cacciavitino, se no mi dite che non vi scrivo mai tutta la verità e solo la verità, e questa volta è vero, ma purtroppo ci si dimentica. Per esempio, dove ho messo il cacciavitino piccolo, mannaggia la zozza, vabbè, prendiamone uno non piccolo ma che va bene lo stesso. Ho perso un cacciavitino piccolo, dolore, come mai? Vabbè, prendiamone uno un po' meno piccolo che va bene lo stesso. Avviciniamoci al nostro giunto croce, vedete la testina, ricordatevi con il vostro cacciavitino di liberare la pallina per il grasso, perché se questa pallina è bloccata, e si può bloccare perché dentro una mollettina di spinta con lo sporco tende a bloccarsi, eccola. Adesso si è liberata, siete sicuri che il grasso potrà entrare per pressione. Questa operazione ovviamente va fatta per ogni giunto croce. Signori, non riesco a farvi vedere l'operazione perché chiaramente ci vogliono due mani per farla, è comunque di una semplicità totale. Innestate il beccuccio sull'ingrassatore, aprite la leva, comprimete, quando vedete il grasso che esce dai giunti croce sopra e sotto, avete completamente ingrassato l'ingrassatore. E quando fare questa operazione? A seconda dell'uso che fate del quadro. Più guadi fate, e più lo dovete fare. Ricordatevi comunque che i giunti croci tendono a perdere il 30, 40, 50% del grasso che hanno all'interno praticamente subito, e poi l'altra parte grasso resta per lungo tempo all'interno del giunto croce. Quindi chiaramente ogni volta che voi tenterete di ingrassare vi entrerà dentro il grasso, ma ciò non vuol dire che il vostro mezzo non possa marciare senza essere ingrassato per un mese, due mesi o tre mesi. Se fate pochi guadi, questa operazione potete farla anche una volta all'anno o due volte all'anno. Nessun quad si è mai rotto perché gli si ingrassavano i giunti croce anche una volta al giorno, fa sempre solo bene. La manutenzione programmata è esclusivamente relativa all'utilizzo che fate del vostro mezzo. Signori, dal Fero, squadracorsequadisti.it, su Triton 400 4x4, un piccolo video dell'articolo tecnico per la lubrificazione e manutenzione dei giunti croce. Ingrassaggio, ciao a tutti!